Buonasera a tutti, benvenuti a questo breve momento dedicato alla cucina. Oggi facciamo assieme una salsa di pomodoro proprio per omaggiare i frutti che la stagione ci regala i nostri orti. Quindi andremo a realizzare questa salsa di pomodoro in un modo nuovo per me, se non altro, ma probabilmente qualcuno di voi già lo conosce. Stiamo parlando della cottura su vaso, si chiama proprio vaso cottura. Oggi procederemo con una cottura al microonde. Probabilmente qualcuno già di voi lo conosce, magari se avete anche piacere di scrivere le vostre impressioni mi fa molto piacere, le leggo. Buonasera Andrea, benvenuto. Allora, stavamo dicendo, volevo spendere qualche parola su questo concetto di vaso cottura. Sicuramente ha tante peculiarità. Una delle prime è assolutamente la velocità di realizzazione che abbiamo della salsa, ok? E poi, in secondo luogo, estremamente importante, la vasocottura preserva tutti i profumi e gli aromi degli ingredienti che andremo ad inserire. Inoltre va ad esaltare proprio gli insaporitori. Proprio per questo, se su alcuni ingredienti possiamo essere generosi, su qualcun altro dobbiamo prestare un pochino di più attenzione. E altra cosa importante, la vasocottura preserva proprio le proprietà nutritive degli ingredienti, quindi l'idea di poter fare una salsa di pomodoro con i pomodori che abbiamo è una cosa molto interessante. Possiamo mangiare veramente un qualcosa di molto sano e sappiamo anche che cosa mettiamo. Scusate che regolo bene, che così magari riuscite a vedere un pochino meglio. Se non vedete il video completo potete trascinare i messaggi. Stavamo dicendo, per chi si sta appena collegando, oggi realizziamo questa salsa di pomodoro su vaso cottura. Stavamo dicendo le peculiarità, una delle più importanti è proprio la velocità di realizzazione. La seconda è proprio perché la vaso cottura permette di trattenere tutti i principi nutritivi degli ingredienti. E terza e non ultima, siccome questa vasocottura, vedete questo vasetto, viene venduto munito di una sua guarnizione e anche di gancetti in acciaio inox 1810, che sono predisposti proprio per essere inseriti, come vedrete dopo, all'interno del microonde. Questi vasetti si trovano comodamente nei grossi supermercati oppure negli e-commerce e sono anche assolutamente economici e molto utili, non solo per la vasocottura, che comunque può essere portata direttamente in tavola, servita sul vasetto, ma può essere anche decorativa, no? Quando vogliamo portare in tavola ad esempio un'insalata di riso oppure una pasta fredda o dei contorni, sono anche belli da portare direttamente sul vasetto. Allora, stavamo dicendo riguardo questa salsa di pomodoro che andremo a creare. Chiaramente, in base alla scelta dei pomodori, potrete realizzare una salsa con dei gusti ovviamente un pochino diversi e anche diversi come consistenza. Perché possiamo utilizzare ad esempio i datterini oppure i pomodori ciliegino, i cirio molto adatti per la salsa per i primi, oppure i cuori di bue. Allora io qui mi sono preparata dei vasetti qualche giorno fa proprio per farvi vedere prima di cominciare. Volevo farvi vedere, a seconda proprio del pomodoro che utilizzerete, che cosa otteniamo. Allora, questa è la salsa che ho preparato l'altro giorno, vediamo se riusciamo a inquadrare bene. Vedete, questa salsa qui l'ho realizzata con gli ingredienti che poi vedrete, quindi con pomodori cirio e qualche datterino, assolutamente adatta ai primi, quindi basterà aprire il vasetto, poi se volete, per dire, potete aggiungere benissimo del tonno oppure dei capperi, o se vi piacciono le olive taggiasche, o addirittura potete fare una pasta al pomodoro e chiudere in bellezza con un po' di stracciata pugliese. Poi abbiamo fatto un altro tipo di salsa, adesso ve la mostro un pochino più nel dettaglio. Vedete, questa l'ho realizzata esclusivamente con i datterini e gli insaporitori che poi vedrete.
Ad esempio questa si presta molto bene a delle friselle piuttosto che a delle bruschette, oppure se avete piacere di preparare delle pizzette per fare una merenda ai ragazzi, è assolutamente adatta. Mentre quest'altro vasetto, vediamo se riuscite a cogliere un attimo anche la consistenza, questo l'abbiamo realizzato con i cuori di bue, quindi di conseguenza risulterà sicuramente più liquida, diciamo, perché proprio il pomodoro contiene molta più acqua. Allora questo tipo di salsa ci andrà molto bene per una seconda cottura, ossia avete preparato la salsa con i cuori di bue, decidete di aprire il vasetto, volete fare ad esempio delle polpettine di carne al pomodoro oppure delle polpettine con ricotta e spinaci, ecco che un tipo di salsa un pochino più fluida vi permette una seconda cottura. Allora io a questo punto, ecco, vedete, tra l'altro questi vasetti, ecco, mi ero dimenticata di dire una cosa. Cucinandoli 6 minuti al microonde, cosa succede? Poi lo vedrete. Si forma praticamente tramite la guarnizione, i gancetti che andiamo ad inserire, si forma una sorta di sottovuoto. Infatti a un certo punto sentirete, verso i 3 minuti di cottura, sentirete che il vasetto inizia a sibilare, quindi proprio vuol dire che il vapore sta fuoriuscendo dalla guarnizione proprio perché si sta creando il sottovuoto, e questo farà sì che il vasetto possa essere conservato in frigo, dicono per circa un mese. Sono onesta, io quando lo faccio, diciamo nell'arco di una settimana, lo consumo, anche perché poi il tempo di cottura sono 6 minuti, quindi tanto vale che li faccio, li preparo. Io ad esempio li ho preparati perché in previsione di qualche giorno che non sarò qui a casa, ho pensato di lasciare a mio marito, perché scusa adesso Isa ti faccio anche ridere, no, dico, cioè 6 minuti di cottura sicuramente mi agevolano che l'ora di pulizia, che vedo già mio marito che mi schizza sugo da tutte le parti, quindi lascio i vasetti in frigo pronti all'uso. Bene, allora diciamo, cominciamo e vi faccio vedere la salsa, quella tradizionale, diciamo, per condire i primi. Nonna, hai piacere di venire? Dai, che così facciamo le due generazioni a confronto. Adesso vi faccio, dai, che vi presento la mia nonna. Ho pensato di invitarla perché con lei, diciamo, scusa nonna Mini qui, con lei facevamo sempre d'estate, no, questi pentoloni di salsa di pomodoro. Allora oggi, nonna, facciamo una cottura di pomodori su vasocottura, quindi abbiamo tradizione e innovazione. Vecchia e giovane. Esatto, vediamo cosa ne pensi, poi alla fine te la faccio assaggiare. Allora, perfetto. Nonna, perdonami, prendo un attimo un coltellino, che così iniziamo a tagliare, a far vedere veramente la semplicità con la quale la realizziamo. Se per caso non vedete il video intero, basta che trascinate i messaggi a lato. Allora, per fare la salsa di pomodoro adatta ai primi, andrei a tagliare proprio in maniera, ecco, abbiamo fatto il primo schizzetto, in maniera proprio grossolana il pomodoro, nel senso che non serve che prestiamo particolare attenzione, con l'immino magari la parte qui bianca, in maniera proprio così, molto facile, lo spezzettiamo e così poi dopo si andrà a cucinare. Certo, se per esempio a voi danno fastidio le pellicine dei pomodori, o le togliete prima, ma io di solito, ecco, le lascio, oppure quando è pronta la salsa e decido di aprirla, o la passo sulla passatutto, oppure, come generalmente accade, uso un mini pinner, gli do una frullata, se proprio qualcuno dà fastidio la si frulla e la si utilizza. Allora io metto ancora un pochino, nel senso che questo vasetto è un vasetto da 500 grammi, di conseguenza, scusate che prendo, non mi prendi per favore una spugnetta se la trovi lì vicino. E nel vasetto da 500 grammi potete inserire degli ingredienti fino a 280 grammi, quindi diciamo poco più della metà. Io insieme ai pomodori cirio però ci metto anche
qualche pomodoro datterino. Allora, voi potete sceglierlo anche di metterlo intero, che non c'è nessun problema. Io lo divido a metà perché mi piace trovare i pezzettini così. Ecco, mamma, se mi passi, grazie, un attimo la spugna, ti ringrazio. Ecco, quindi tagliamo appunto i pomodori in maniera molto grossolana. Adesso aggiungo un po' di cipolla di Tropea, iniziamo a dare un po' di profumi. Ecco, io vi dico, diciamo, la ricetta che utilizzo io normalmente, poi chiaramente ognuno se la modifica in base ai propri gusti. Allora, io taglio, fate conto, un pezzetto, ecco così, di cipollina, e proprio anche questa in maniera molto grossolana, senza stare tanto a badare, perché poi in cottura ci saranno questi 6 minuti di cottura al microonde e poi, come vi farò vedere dopo, la lasceremo fuori dal microonde per altri 20 minuti, giusto il tempo insomma che si raffredda, ma anche se le lasciate lì non succede nulla. E nel frattempo la salsa continua a cucinarsi a bassa temperatura, ok? Allora io metto, nonna, posso mettere uno spicchietto d'aglio, ti piace? Certo. Mettiamo giusto un pezzettino, giusto per profumare, so che magari a qualcuno non piace, ma si può mettere o meno, ma insomma un pezzettino non ha mai fatto male. Ecco, guardate, proprio due pezzettini così. A questo punto con il basilico io direi non ci risparmiamo, vero o no? Un 3-4 foglie le metterei tranquillamente. Anche questa lo tagliamo proprio in maniera molto molto semplice così. Ok, il profumo del basilico assolutamente rende moltissimo, la rende veramente gustosa, quindi 3-4 foglie di basilico ci stanno perfettamente. Io inserisco anche, vediamo se ci abbiamo sì, eccolo qua, inserisco anche un piccolo pezzettino di carota, non so se anche voi la preparate così o se usate qualcosa di diverso. Ogni modo, nella salsa di pomodoro qualcuno lo vuole preparare per il pesce, magari ci mette anche un po' di prezzemolo invece del basilico, poi ognuno si crea, diciamo, la ricetta in base alla propria necessità. Quindi sminuzzo qualche pezzettino di carota così, giusto per dare un po' di dolce. Ecco, adesso andiamo a mettere il sale. Come dicevo prima, essendo che la vasocottura, diciamo, amplifica moltissimo gli insaporitori, se nel basilico possiamo andare via tranquilli, magari con il sale stiamo un pochino più all'occhio. Allora direi tipo così, nonna, vedi? Non ne mettiamo proprio tanto, così, ecco. Poi io adesso non so quanti di voi aggiungono un po' di zucchero, io ce lo metto sempre, giusto, prendiamo un cucchiaino, giusto una puntina, ecco, per togliere un pochino se c'è un po' di parte un po' più acida, ecco, giusto un pizzichetto così, niente di che. Poi io metto anche un cucchiaino d'olio, si può anche non metterlo, perché comunque se volete tenerla al naturale, volete darle ai bambini al naturale, potete evitarlo. Io ce ne metto sempre un cucchiaino, poi alla fine magari quando andrò a condire la pasta aggiungo ovviamente un altro pochetto così all'ultimo. Allora, a questo punto io mescolo semplicemente tutti gli ingredienti che ho messo all'interno e così, diciamo, la nostra base della salsa è pronta. A questo punto mettiamo la guarnizione a questo vasetto, ok? Andiamo a chiudere così, bene? E poi mettiamo i 4 gancetti che adesso li recuperiamo. Questi sono gancetti, come dicevo prima, in acciaio. Per un vasetto da 500 grammi andiamo a mettere 4 guarnizioni. Allora, cosa dici, nonna, di questo metodo? Lo conoscevi tu, nonna? Avevi sentito parlare della vasocottura? No. Ecco, allora adesso con tua nipote. Io sono ancora la vecchia. Sei legata alle tradizioni che non bisogna assolutamente abbandonare. Ecco qua, abbiamo messo i gancetti, adesso noi lo mettiamo all'interno del microonde, va bene? E 750 watt, 6 minuti. Allora accendiamo, così proprio
vedete che la facciamo in diretta. Ecco qua, partito. Adesso chiudo un attimo, ecco qui. Allora io procederei, giusto per questi 6 minuti, scusate che mi asciugo le mani, questi 6 minuti di cottura, approfitterei per aprire un vasetto di questi che ho fatto per le bruschette, per esempio, questo vasetto che ho realizzato solo con i pomodorini datterini e gli insaporitori che avete visto. Allora tolgo momentaneamente questo. Allora, io ho pensato di proporvi così una frisella integrale, va bene? Allora, aspettate che abbasso, vediamo se c'è qualche messaggio, vediamo un po', in caso dopo vediamo di, se riesco a leggere, dopo leggo tutto assolutamente, rispondo anche. Allora, apriamo un vasetto, Isabella, di questo qui con i datterini. Intanto vediamo se garantisco che il profumo ecco, è eccezionale. No, infatti... adesso loro purtroppo non riescono a sentire, però emana subito un profumo al microonde, proprio per il discorso che la vasocottura amplifica molto. Allora, adesso sganciamo i nostri gancetti, vediamo se si sente lo scrocchio. Eccolo qua, visto? Abbiamo sentito anche questo scrocchio che ha fatto. Ecco qua, vedete, questo è il vasetto che ho fatto solo con i datterini. Come vedete c'è poca acqua proprio perché il datterino è diverso rispetto agli altri, però è assolutamente adatto per condire le nostre friselle e le nostre bruschette che andremo a preparare. Adesso mi ero dimenticata di dirvi che con la dose dei 280 grammi di pomodoro di salsa che stiamo preparando, che si sta cucinando al microonde, andiamo a preparare più o meno due porzioni, ecco, due porzioni di pasta, così avete anche un po' un'indicazione su quello che si può fare. Ecco qua, adesso noi la prepariamo, magari adesso ce la decoriamo anche un attimo. Isa, lo senti il profumino? Quando si apre questo Mamma vasetto mia. Veramente emana proprio il profumo dell'estate. Concentrato proprio. Eh sì, ma alla fine guarda, è stata veramente una grande scoperta per me questa. Io non sono una persona che utilizza moltissimo il microonde, però veramente questa vasocottura per la salsa è ideale. 6 minuti, Isabella, cioè è grandioso una cosa del genere. A questo punto andiamo un attimo a prendere anche un po' di decoro. Scusate che vi do un attimo le spalle. Così in velocità ti chiedono se i gancetti di alluminio possono essere messi in sì, fuori. Assolutamente, sì. Quando si va ad acquistare questo vasetto, che come dicevo prima lo si riesce a recuperare tranquillamente in tutti i supermercati, possibilmente vicino ai Bormioli ci sono anche questi vasetti, ti danno i gancetti apposta per il microonde e la guarnizione, sono proprio assieme. Allora io direi che mi passo un secondo il basilico. Ecco, adesso inizia, scusate che non so se si riesce a sentire nell'audio, si inizia a sibilare questo vasetto proprio perché si sta formando il sottovuoto, ok? Quindi tutto il vapore fuoriesce dalla guarnizione e crea il sottovuoto che ci permetterà di poterla conservare, come dicevamo prima, per circa un mese. A questo punto mi prendo magari qualche così ciliegino di mozzarella, giusto così per decorarla un attimo, aggiungere due ingredienti, rubiamo due foglioline di basilico da mettere qui al centro, ok? E ci mettiamo magari, vediamo se due o tre, eccole qua. Ecco così, abbiamo preparato la nostra frisella, va bene? Volendo si può anche decorarla con delle roselline di prosciutto crudo, potevo fare anche una rosa di prosciutto qui al centro, mi sta venendo adesso in mente, ma sicuramente voi appassionati di cucina avrete modo di sbizzarrirvi anche per decorare e fare un po' di coreografia alle vostre friselle. Allora adesso abbandoniamo un momentino il nostro snack, magari Isabella se vuoi nel frattempo provare a stappare la bottiglia, che così
inizio anche a preparare un piccolo decoro per i nostri calici, intanto che attendiamo la fine della cottura. Allora, prendo, siccome con Isabella oggi facciamo un calicetto di prosecchino, no? Sì. Possiamo andare tranquille. Allora, anche il calice mi piace un pochino, diciamo, addobbarlo per quello che è nelle capacità, diciamo, mie di appassionata di cucina. Allora, prendo subito una fettina di anguria, che me la sono tenuta qui in fresco. Mi servo in questo caso di una fetta, scusate, l'ho lasciata anche in cellofanato, l'ho tagliata prima. Io prendo sempre delle angurie piccole perché mi sono più facili a tagliare, sono sincera, perché l'anguria grossa ho sempre bisogno di un aiuto. Allora, ho tagliato così in orizzontale la fettina, perché con questa fetta qua andiamo a fare un piccolo taglio con un semplice taglia biscotti, che io consiglio sempre di tenere a portata di mano qui nel cassetto tra coltello e forchette, perché se ce l'avete questo qua lo usate, se lo mettete, se invece ce l'hai fatta, abbiamo stappato, se invece lo tenete nel cassettone poi non lo tirate mai fuori, invece teniamo sempre un cuoricino, che così possiamo tagliare la frutta, possiamo tagliare il formaggio con questi stampini, ok? Ecco qua, adesso abbiamo realizzato. Se non vedete il video, diciamo tutto intero, potete trascinare i messaggi in parte. Allora, abbiamo ricavato il nostro cuoricino. Poi utilizzo sempre questi bastoncini che si prendono, comunque oramai in tutti i supermercati si trovano, li trovo anche abbastanza coreografici. Pinziamo bene, vedete? Pinziamo, ho messo il vestito, caspita, che si confonde con l'anguria. Allora, abbiamo preparato questo piccolo decoro per il nostro calice. Ecco qua, dammi pure il calice, che così facciamo vedere. Allora, io direi di, vediamo, lo montiamo in questo modo qua. Lo pinziamo così, eccolo qua. Ecco qua. Così abbiamo un bel calicetto. Nonna, guarda, vieni, vieni, questo lo servo a te. Cupido ti ha colpita, nonna. Ecco qua. Se vuoi farti vedere, intanto che prendo la salsa, ecco, qui ha finito, è suonato. Passa pure nonna da questa parte un secondo, sì, che così mi fai vedere questo calicetto, sì, che ti ha preso. Guardate che bello. È meravigliosa, col cuoricino. Ecco qua, allora. Prendo ovviamente questo vasetto, lo dovete prendere con un canovaccio, altrimenti vi scotta. Adesso vi faccio vedere. Ecco, scusa mamma che passo davanti. Allora, vediamo se riuscite a vedere. Allora, sta ancora bollendo, ok? Adesso noi la lasciamo semplicemente riposare questi 20 minuti, così a bassa temperatura la salsa continua a cucinarsi e sarà assolutamente pronta. Quando poi decidete di posizionarla in frigo, la potete lasciare tranquillamente, dicono, circa un mese, va bene? Allora, io a questo punto vi ringrazio, ecco, spero che questa diretta possa essere stata interessante, aspetto ovviamente i vostri commenti e anche i vostri suggerimenti di voi appassionati, così ci confrontiamo, ecco, su questa ricetta. Grazie mille per l'attenzione, grazie e ci vediamo nei buone ferie se state per partire. Ciao a tutti, grazie mille.